Il dovere per la solidarietà sicuramente è una scelta, ma diciamo è anche un dovere, come ho detto prima, in questo caso in stretta collaborazione con la Caritas, diciamo, stiamo partecipando all'emissione, alla vendita di 1 milione di titoli di viaggio che dal 20 luglio saranno, diciamo, a disposizione sui canali di distribuzione del biglietteria ATAC e dei canali di vendita abituali, e che ci permetterà di devolvere, diciamo, 3 centesimi per titolo, diciamo, al restauro della mensa della Caritas e del centro di ascolto. E, è indubbio che per questo tipo di iniziativa ringraziamo le autorità del Vaticano che ci hanno permesso di riutilizzare anche in questa occasione, qui non so se posso darne evidenza, l'immagine del beato Papa Giovanni Paolo II insieme con i poveri, in cui trovate anche il logo della Caritas. Ecco, noi abbiamo raccolto tutti i fondi per gestire la giornata della beatificazione di Giovanni Paolo e avevamo promesso che tutto ciò che avanzava da quella raccolta sarebbe andato a finire proprio alla carità e difatti metteremo a disposizione 500.000 euro proprio per questo progetto della mensa dei poveri e del centro di ascolto che dedicheremo a Giovanni Paolo II. Il Papa Bitte, diciamo, inaugurato nel corso della beatificazione di Giovanni Paolo II il 1 maggio, ha avuto un grande successo. Abbiamo esaurito praticamente in 3 giorni tutti i 500.000 titoli di viaggio che abbiamo messo in commercio. Sono altrettanto sicuro che anche per questa iniziativa avremo un grande successo.